Sono state settimane di lavoro intenso in cui attraverso residenze, call, incontri nelle scuole insomma, si è cercato di far emergere un po' l'anima di questa candidatura, che non è solamente una fotografia delle bellezze della città, non è un concorso di bellezza rispetto alle istituzioni culturali, a quanto di prestigioso abbiamo, ma anzi è una sfida a raccontare anche la Pesaro che non c'è. Nel senso la Pesaro che vorremmo immaginare, la Pesaro dell'immaginario, la Pesaro che manca magari a tanti aspetti anche giovanili, culturali, che hanno bisogno di maggiore voce, maggiore possibilità di esprimersi. Abbiamo tenuto al centro anche temi diciamo, classici ma guardati al futuro, come la grafica, come l'architettura, come il design, elementi che hanno in vari momenti fatto anche una cifra particolare di riconoscibilità di Pesaro a livello nazionale, ma anche questi pensandoli proiettati al futuro e proiettati su quello che vorremmo essere come capitale 2024, guardando anche all'obiettivo poi di capitale europea 2033, su cui abbiamo già iniziato a lavorare con Urbino, con Fano, con le realtà più importanti della provincia. L'idea quindi di una candidatura collettiva e che possa, diciamo, al di là della tempistica del dossier, del primo dossier da presentare ad ottobre, però dalla presentazione del dossier fino a gennaio, quando insomma si giocheranno un po' i tempi poi della shortlist per arrivare alla nomina all'inizio della primavera, poter anche iniziare a esercitare un po' questo programma muovendoci nel resto del territorio provinciale, muovendoci in collaborazione con le proposte arrivate dagli altri comuni per iniziare a dare vita a quello che, insomma, se tutto andrà bene, anche se la sfida sarà molto complicata, potrà diventare un anno straordinario, ma che in ogni caso sarà una programmazione ad ampio respiro, dove appunto Pesaro si apre assieme a Fano, Urbino e i comuni della provincia per immaginare comunque un territorio vivo e creativo e fertile dal punto di vista della cultura, che ripeto, se avrà anche l'incoronazione della capitale italiana tanto meglio, ma in ogni caso sarà importante aver avviato questo lavoro, perché sicuramente ce lo ritroveremo e sarà utile appunto una vera e propria rete culturale in tutta la provincia.